di bellezza nasce dall'idea di fondere i classici servizi estetici con l'Hair Stylist, un team specializzato al servizio delle donne per la cura del loro corpo e dei loro capelli. Nell'Elisir di bellezza troverai servizi di epilazione, pedicure, massaggi, manicure, ricostruzioni unghie, extension e laminazione ciglia, ma anche la cura dei tuoi capelli con tagli e piega di tendenza, colorazioni moda, balayage, chatouche, acconciature e trattamenti cute di bellezza. Vieni a trovarci nel nostro salone, lì troverai l'Elisir della tua bellezza. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Da Synergy Cittanova continua la rottamazione sulle stufe a pellet Nordica, Ravelli, Linea U2, CS Thermos, Dalzotto. Scontiamo il tuo usato fino al 65%, pagamento fino a 48 mesi anche senza busta paga, servizio consegna e installazione a domicilio. Synergy Cittanova, vicino alla villa comunale. Dal cuore della Calabria greca, dalla terra del bergamotto, nasce un amaro che ti sorprenderà, Caciuto. Il bergamotto, l'alloro, la liquirizia, il finocchietto selvatico, antiche essenze, dai sapori e dalle proprietà uniche, che affondano le radici in una terra dalle tradizioni e dalla storia millenaria. Amaro Caciuto, bevilo freddo e scopri tutta l'anima del sud. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina. Ristorante Pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Nuovo punto vendita del caseificio Ilma. Da noi è tutto rinnovato. Ampia vetrina, ampia scelta, ampio parcheggio. Decisamente tutto nuovo e tutto ampio. L'unica cosa rimasta uguale è la qualità, perché era già ineguagliabile. Caseificio Ilma, nuovo punto vendita, Contrada Canne, vicino alla rotonda a Caulonia Marina. Caseificio Ilma, qualità ineguagliabile. Thank you.
Giovedì 24 settembre, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa di Telemia, rigorosamente in diretta, anche puntualissimi per quella che è un'edizione importante, perché si parlerà ancora di coronavirus e del dopo voto amministrativo, e soprattutto oggi in Calabria, primo giorno di scuola, però non in tutti gli istituti, faremo il punto della situazione. Intanto un felice ritorno tra i banchi di scuola ai tanti studenti calabresi. Parleremo anche di calcio, perché si avvicina un nuovo weekend con tante sfide importanti, inizia il campionato di Serie D, riflettori puntati su Roccella e San Luca, anche il campionato di eccellenza, e ci occuperemo anche di quelli che sono gli ultimi colpi di calcio mercato. Andiamo con ordine, è il momento di occuparci di prime pagine, lo dicevamo, coronavirus in primo piano, Stefanaconi, zona rossa fino a domenica. La decisione della Regione Calabria dopo i 10 casi positivi negli ultimi giorni. Il dispiacere del sindaco Adamantea, c'è una nuova protesta dei migranti. A Cosenza un palazzo intanto in quarantena. All'ospedale di Polissena chiusi i reparti per una persona positiva dopo il ricovero. La notizia è subito diffusa nella tarda mattinata di ieri anche sul nostro portale pagina Facebook. Calabria, ci sono intanto nel bollettino regionale delle 17 di ieri 19 nuovi contagi. Andiamo avanti, la scuola riapre, ma non per tutti, lo dicevamo, tanti comuni posticipano. La Savaglio, sarà un anno diverso, ma l'impegno generale mi rende fiduciosa. A Sellia Marina, per gli altri fatti della giornata, i banchi monoposto non arrivano, il comune taglia i vecchi a due posti. E ancora 'Ndrangheta, per quanto riguarda la cronaca, sgominata la gang dei fatturisti tra Calabria ed Emilia. Cutro, clan in Veneto, chieste 33 condanne. E poi subito il taglio basso con Reggio Calabria, revocati i domiciliari alla Longo, l'ex direttrice del carcere accusata di concorso esterno con la 'Ndrangheta. La misura cautelare sostituita con la sospensione dalle funzioni per un anno. Continuiamo con quelle che sono le altre notizie, lo dicevamo, comunali, e tempo ancora di bilanci, le dopo voto, ecco le prime certezze sui volti del nuovo consiglio, questo per quanto riguarda Reggio Calabria, che si prepara al ballottaggio con Falco Matà che sfiderà Mini Cucci. Conferma intanto nel centro-sinistra, novità importanti nel centro-destra e con tante new entry. Scilla, il nuovo sindaco Ciccone, per lui si tratta di un ritorno alla guida della città di Scilla, torno dopo grandi sofferenze, dice Ciccone. E poi si parla anche di rinascita Scott per la giudiziaria, il giudice ammette tutte le parti civili dalla regione al comune di Vibo ai privati cittadini. Lasciamo alla prima pagina del quotidiano l'edizione di Reggio Calabria, apriamo subito Gazzetta del Sud, il titolo, vedete Reggio, lo spoglio infinito, mancano ancora tre sezioni e lo scrutinio sarà completato dall'ufficio centrale elettorale. In 24 già sicuri di un posto in consiglio, tutte le preferenze, Klaus e Davi sul filo per entrare in aula, annullati intanto migliaia di voti. Vedete qui alcuni candidati a sindaco, tra cui l'uscente Falco Matà, Mini Cucci, La Marcia No e Pazzano. Per quanto riguarda le tre notizie nel taglio alto, ci occupiamo ancora di Reggio, favore ai detenuti, il GIP scarcera la direttrice Longo, spazio dunque alla giudiziaria, vedete Maria Carmela Longo che riottiene la libertà. Rizziconi, estorsione a De Masi, condanna a 23 anni per il boss Crea, qui Domenico Crea, arrestato nel 2019. Reggio Calabria, i dati confermano l'impegno del GOM, l'ospedale taglia le liste d'attesa, a giugno erano 60.000, oggi le visite arretrate sono 7.000. Continuiamo, altre notizie, migranti, primo passo concreto dell'Unione Europea, il piano dell'Eurogoverno, solidarietà obbligatoria, risultano discreto per l'Italia, ancora troppi oneri sul paese di primo ingresso. E poi ci sono le notizie che arrivano ancora da Reggio Calabria, gli alloggi popolari occupati senza titolo, denunciati in queste ultime ore 21 persone. Gioia Tauro dalla Piana, 1 milione di euro per la copertura delle discariche, e poi da Locri il vescovo Oliva che lascia l'ospedale dopo l'intervento, è pronto all'abbraccio con i fedeli, il vescovo della nostra diocesi Oliva che manda messaggi alla comunità diocesana.
settimana dopo il voto e in vista soprattutto del rientro oggi a scuola. La cittadinanza italiana, il caso Suarez, c'è l'ipotesi di corruzione. E poi maltempo, c'è stata una bomba d'acqua durante la notte su Roma, traffico impazzito e gravi disagi temporali ieri sera anche nella provincia di Reggio Calabria, anche nella Locride. Lasciamo Gazzetta del Sud e ci occupiamo subito del nostro portale www.telemia.it, gli aggiornamenti dell'ultima ora, il bollettino regionale per quanto riguarda il coronavirus, vedete la diretta streaming per tutto il mondo anche oggi per la nostra rassegna stampa. In Calabria rallenta la curva dei contagi, 19 nuovi casi per quanto riguarda il coronavirus. Poi comunali, Reggio, Nesci per Fratelli d'Italia, risultato storico, dice Nesci dopo il voto amministrativo del comunale. A Stefanaconi nel Vibonese diventa zona rossa il piccolo centro del Vibonese, ancora contagi a Stefanacoli. E poi il consigliere regionale Raffaele Sainato, che appare in questa foto, rivolge il suo saluto al mondo della scuola per l'apertura di un anno scolastico particolare ed atteso. Per quanto riguarda la controcopertina, vedete Stefanacoli nel Vibonese diventa zona rossa per via del Covid-19, controlli della municipale invece a Palmi. E poi l'inchiesta a Rosarno, torno subito con diversi arresti e ancora indagati. E poi a Reggio Calabria, vedete la notizia, cibo congelato e mal conservato, i carabinieri del NAS differiscono la titolare di un ristorante. Rocella Ionica, c'è il messaggio invece dell'assessore Cianfrone per quanto riguarda il nuovo anno scolastico. Ci fermiamo qui con quelle che erano le notizie più importanti per quanto riguarda le prime pagine. Iniziamo subito la nostra edicola digitale di oggi, lo facciamo subito con il quotidiano del Sud, la prima testata calabrese che andiamo ad analizzare, ad approfondire all'interno, prima con i temi del coronavirus, facciamo il bilancio, poi ci occuperemo anche di politica, di cronaca e in coda di sport. Crescono i contagi, 20 morti, speranza, pronti a più tamponi, dice l'emergenza coronavirus che prosegue, tutte le regioni hanno registrato un aumento di infezioni. In Senato all'ok al decreto Covid su cui il governo ha posto la fiducia. E poi ancora preoccupa l'Europa, in Germania in quarantena il ministro degli esteri. Ecco la sanità digitale, la rivoluzione è lontana, il modello. Per quanto riguarda centro migranti, fino a giugno sono stati 239 i positivi, sono stati 64 ricoveri, niente decessi. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso delle altre notizie. La politica è sotto attacco, la leadership di Matteo Salvini si cambia, nasce la segreteria politica, vedete qui Matteo Salvini. E poi 5 Stelle, c'è tensione sugli stati generali, Crimi valuta il forfè alla congiunta, scontri interni dopo l'ennesimo tonfo alle regionali. Intanto Berlusconi in silenzio dopo il flop di Forza Italia alle ultime amministrative. Riforme sulla legge elettorale, alleati ancora distanti, sono partiti i lavori per la modifica del regolamento di Palazzo Madama. Noi ci occupiamo di quelli che sono gli altri fatti della giornata, tutti importanti. Oggi si ritorna a scuola, vediamo la notizia, ritorno in classe per 2 milioni ma è sciopero, tante difficoltà organizzative, vedete il ministro Manfredi. E qui un ritorno a scuola con tanto di mascherine e con distanziamento sociale. Il caso, universitari preferiscono l'auto, fuga dai mezzi pubblici per la paura. E poi Recover Fund, la ministra Azzolina assicura, eviteremo le classi pollaio, vedete qui il ministro Lucia Azzolina. Continuano le audizioni degli esponenti dell'esecutivo Conte sui fondi europei. I temi calabresi attesissimi all'interno della nostra rassegna stampa, la nota Catanzaro sposta l'apertura
al 28 settembre. Difficoltà a portare a termine le attività propedeutiche all'avvio. Vedete qui il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. E ancora istruzione. Tanti comuni che hanno posticipato le aperture. La scuola riparte oggi, ma non per tutti. Lo dicevamo in apertura di rassegna stampa. A Sellia Marina i banchi monoposto non arrivano. A Sellia tagliati i vecchi a due posti. Vedete i banchi riconvertiti. La soluzione ingegnosa e a basso costo dell'amministrazione comunale. Invece a Stefanaconi gli studenti rimandati indietro. Accade all'alberghiero di Vibo. Il preside: ho fatto quello che mi ha detto l'ASPI, dice. Vedete l'Istituto Gagliardi di Vibo Valentia. Gli studenti sono stati tutti rimandati a casa. Stefanaconi, ricordiamo, oltretutto zona rossa da oggi. Cosenza, un palazzo in quarantena e focolai in aumento. Parliamo di coronavirus in Calabria, 19 nuovi positivi, non si arresta il contagio. 100 persone isolate per un singolo caso individuato. Intanto il punto, Diamante e Scalea collegati, disposti vari tamponi fra gli impiegati del comune di Scalea. A Melissa, tornano dagli Stati Uniti isolati perché positivi, 2 i contagi da rientro nel Crotonese. E polianalisi, Fuscaldo, migrante infettato, l'annuncio del sindaco, persona già in isolamento. A Corigliano Rossano, 3 positivi, 1 in ospedale, sono 39 in isolamento a casa. Andiamo avanti, ci occupiamo di altre notizie, lo dicevamo, qui la foto anche del sindaco di Stefanaconi, eccolo, Salvatore Solano, che conferma che la cittadina di Stefanaconi diventa zona rossa fino a domenica, dopo i 10 casi di contagio degli ultimi giorni. L'amarezza intanto del primo cittadino. A Catanzaro, postazioni mobili in marina per effettuare i test ai contatti dei contagiati in palestra, altre 30 quarantene preventive. Ospedale di Polistena, risulta positiva dopo il ricovero, a Polistena chiusi diversi reparti, pronto soccorso e chirurgia sottoposti intanto a sanificazione. L'ospedale Spock, Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, da ieri è sotto osservazione dopo che è stato accertato all'interno del reparto di chirurgia un caso di positività da coronavirus su una donna proveniente, sembra, dal territorio di Rosarno. Migranti, Monasterace, ennesimo sbarco della speranza, tampone a tappeto a Monasterace, sbarcati oltre 60 migranti, scattano i controlli subito dell'ASP, vedete il veliero sbarcato a Monasterace. Ieri ennesimo sbarco dunque nella Locride, proseguiamo, lo facciamo con quelli che sono gli altri fatti della giornata, parliamo di politica, il caso Scilla e la riforma dello scioglimento per infiltrazioni, il quadro politico che lasciano le amministrative in Calabria. Regionale, il TAR rinvia l'udienza sull'annullamento delle elezioni, ricorso incentrato sulla mancanza della doppia preferenza di genere. Poi sindaco all'epoca dello scioglimento, rieletto con oltre il 97% dei voti, ci stiamo riferendo al nuovo sindaco di Scilla, Ciccone, che ritorna primo cittadino. E qui vedete Enza Bruno Bosso del PD, ha presentato una proposta di modifica del TUEL. E poi partiti, Vandaferro, Fratelli d'Italia cresce, dice, dopo l'ultimo voto amministrativo. Catanzaro, staccò la spina a Salvini durante un comizio, assolta l'attivista che aveva già sporto querela. Andiamo avanti, altre notizie, lotta al crimine, cambiamo argomento, sgomenata la gang dei fatturisti con testa a Cutro, eseguiti 51 misure tra Calabria ed Emilia ed un sequestro da 24 milioni, nell'operazione Billions sono stati sequestrati anche 500.000 euro in contanti. Se ci beccano dobbiamo trovarci un lavoro vero. Percepivano pure il reddito di cittadinanza, uno coinvolto anche in una faida. E poi il caso a Cutro, sfiorata la guerra di mafia con la famiglia Giardino d'Isola, intervenne il fratello del boss dopo la rapina. E intanto l'elenco, vedete, 5 in carcere, 17 ai domiciliari e 22 sottoposti a vari obblighi, tutti destinatari dell'ordinanza del GIP reggiano, indagati, monitorati nel corso delle indagini.
Voltiamo pagina, la nostra prima parte prosegue. Per quanto riguarda la nostra diretta, ci occupiamo di immigrati. Alta tensione al CAS di Amantea. I commissari chiedono al prefetto di trasferire i positivi al Covid altrove. Scoppia nuovamente la protesta dei migranti, sfociata in ferite e denunce. Vedete l'intervento delle forze dell'ordine e dell'esercito ad Amantea durante la protesta dei migranti nel centro Ninfa Marina. E ancora Corigliano Rossano, si è concluso il processo Gentileman imputato, un gruppo dedito al traffico internazionale. Per quanto riguarda invece Reggio Calabria, Pitaro, salvare il centro di trasfusioni di Lamezia, servizio ridotto da 12 a 6 ore giornaliere, lo dice Pitaro. Dio resto in Calabria, consigliere regionale. Pagina numero 11, rinascita Scott, c'è la notizia riguardo alla giudiziaria, il giudice ammette tutte le parti civili, dalla regione al comune di Vibo, dalla provincia a privati cittadini. Per la Corte d'Appello sono inoltre inammissibili le richieste di ricusazione del Group Paris. E poi a Cutro, clan in Veneto, chieste intanto 33 pene, il processo Camaleonte è il più grosso contro le mafie in nord-est. I fratelli Bolognino di Locri ritenuti al vertice di una cellula della Costa Grande Aracri, imprenditori vessati fino alla spoliazione delle attività. Commercialista crotonese tra le menti della gang. Vedete qui gli inquirenti veneti durante la conferenza stampa in cui furono illustrati i dettagli dell'operazione Camaleonte. Le richieste del PM ancora giudiziaria, la DDA di Venezia sollecita condanne per oltre 150 anni di carcere. Ci occupiamo adesso di altri fatti, di altre notizie, andiamo direttamente a pagina 12, lo dicevamo anticipando i titoli di apertura, revocati domiciliari alla Longo, l'ex direttrice del carcere accusata di concorso esterno con l'Andrangheta, la misura cautelare è sostituita con la sospensione dalle funzioni per un anno. Vedete Maria Carmela Longo in questa foto. Il GIP di Reggio Calabria, Domenico Armaleo, ha revocato gli arresti domiciliari. Crotone, misterioso ordigno al comune, il municipio evacuato in seguito all'allarme bomba, indagini in corso, depositato da un ragazzo di 15 anni subito portato in questura per accertamenti, il singolare episodio il giorno dopo il voto, ricordiamo che Crotone andrà al ballottaggio. Gizzeria, minaccia di darsi fuoco, salvato da un carabiniere marocchino con precedenti davanti a un seggio, convinto da un maresciallo, vedete il luogo del tentato suicidio a Gizzeria Lido. Alla Lamezia Terme, sequestro di beni al boss Vicenzino Iannazzo, tra i primi in Italia a uscire dal carcere per il Covid, ma poi ci è tornato, vedete Vicenzino Iannazzo in questa foto. Siamo già quelle che sono le notizie delle dopo amministrative, Reggio verso il ballottaggio e Minicucci diventa candidato di tutti, il coordinatore della Lega Recupero ne chiarisce la posizione, non abbiamo indicato un interno al partito, ma un tecnico per tutto il centrodestra. Vedete Antonino Minicucci sfiderà l'uscente Giuseppe Falco Matà. Intanto proiezioni di consiglio, tante le riconferme e tanti anche le new entry. Qui vedete tutti i volti di come potrebbe essere il nuovo consiglio comunale della città dello Stretto. Ancora per quanto riguarda il quotidiano del Sud, parliamo di scuole e Covid, bisogna tenere alta l'attenzione. Con l'arrivo dell'autunno cosa cambia? Parla l'endocrinologo Tromba. Con 8 milioni di studenti che tornano in classe vanno individuati subito i focolai, dice il dottor Tromba. E intanto arrivano in AS cibi mal conservati in ristorante, c'è il sequestro. Focus 'Ndrangheta, un immobile sequestrato e 21 persone denunciate dalla polizia locale, pure furti d'acqua sempre nel Regino. Noi proseguiamo, ci avviamo verso la parte conclusiva della prima parte, ma prima ci sono i temi della Tirrenica, della Grecanica e della Locride, elezioni amministrative, il dopo voto, torno dopo grandi sofferenze. Il sindaco di Scilla, Ciccone, commenta il trionfo elettorale. A San Roberto e Santo Stefano, Micari e Malara si sono messi già subito alla
lavoro, vedete Pasquale Ciccone che ha battuto Ilaria Mendolia con 2757 voti, afferma: torno dopo grandi sofferenze a guidare la mia città. Scilla, qui la proclamazione degli eletti. E ancora Santo Stefano in Aspromonte, già al lavoro Francesco Malara, come a San Roberto già al lavoro Antonio Micari. Qui vedete la proclamazione degli eletti a San Roberto. Andiamo avanti, ci occupiamo adesso di Grecanica, elezioni amministrative, tessuto sociale da ricucire. Proclamata la prima sindaca nella storia di Montebello, uscenti assente alla cerimonia Maria Foti, mortificata, astio e risentimento ingiusto. Vedete con tanto di fascia tricolore la prima volta di una donna a Montebello Ionico, Giuseppe Principato e Maria Foti durante l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Merito Porto Salvo non ce l'ha fatta invece Viviana Demetro, non ha superato il quorum. Roccaforte delle Greco ha visto l'affermazione di Domenico Penna, che lui già al lavoro è già proclamato sindaco. Voltiamo pagina, ci occupiamo subito adesso di Locride, lo facciamo con le notizie che arrivano dal comprensorio, ci sono due pagine. Elezioni amministrative, il vescovo Oliva, siate saggi e lungimiranti, dice il vescovo dimesso dall'ospedale dopo l'intervento chirurgico. Il primo pensiero del pastore diocesano al mondo della scuola e ai neoeletti. E qui vedete, vengono riportati ancora i risultati nei comuni dove si è votato in questa ultima tornata elettorale del 20 e 21 settembre. A Platico l'affermazione di Rosario Sergi, a Pazzano con quella di Francesco Valenti, a Abruzzano con Giuseppe Cuzzola che è il figlio dell'ex sindaco, a Brancaleone con Silvestro Garofolo e a Bianco al photo finish Aldo Canturi, Casignana la novità di Giuseppe Rocco Celentano e a Samo l'affermazione di Paolo Pulitano. E intanto ancora commenti del dopo voto. Prima però parliamo di rifiuti, ampliamento e polemiche, animata discussione in municipio tra commissari tecnici e politici, tra rivendicazioni dei cittadini e campagna elettorale e tutti contro tutti. Vedete qui l'incontro in municipio tra tecnici, commissari e attivisti. Ritorneremo tra pochissimo sul Quotidiano del Sud perché abbiamo un aggiornamento dell'ultima ora sul nostro portale, nostro sito www.telemia.it. Ringraziamo ancora una volta la nostra redazione guidata dal nostro editore Giuseppe Mazzaferro per l'ottimo lavoro che giornalmente mette in campo, soprattutto con le notizie in tempo reale sul nostro portale. Polizia di Stato, operazione eseguite, 15 misure cautelari per assenteismo in un ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura. E notizia battuta qualche minuto fa, una nuova operazione dunque per assenteismo. Alle prime ore dell'alba il commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro ha dato esecuzione nella provincia di Reggio Calabria 15 misure cautelari personali e patrimoniali a carico di altrettanti dipendenti di un ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura che rispondono di assenteismo e truffa attraverso l'uso improprio e fraudolento. E dunque i particolari di questa operazione che saranno resi noto nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina alle ore 10, questa nuova operazione della Polizia di Stato con l'aggiornamento già sul nostro portale e pagine Facebook per quanto riguarda le news per il nostro portale. Ritorniamo sul Quotidiano, stiamo parlando di rifiuti, ampliamento e polemiche, dicevamo a Siderno, tra rivendicazioni dei cittadini e campagna elettorale e tutti contro tutti, animata discussione in municipio tra commissari tecnici e politici. Vedete l'incontro che si è tenuto a Siderno. Samo, il mio sogno è rendere vivibile il borgo. Calabria Verde è risorsa immensa per noi. Le prime parole del neo sindaco Pulitano, eletto con l'80% dei consensi. A Bianco, spumante e caroselli d'auto incoronano il Canturi bis. Ricordiamo al photo finish la vittoria del sindaco uscente, il vice sindaco Ceratti. È stato il più votato, record di preferenze per lui. Abruzzano, Cuzzola subito al lavoro, il nuovo sindaco, proclamati eletti sindaco e consiglieri comunali. Vedete Cuzzola con i nuovi consiglieri comunali. Lasciamo la pagina dedicata alla Locride, ne apriamo un'altra molto importante che è quella della Piana. Qui non sono mancate le sorprese, la vittoria schiacciante di Michele Conia 5 Fronde e i commenti del dopo voto tra poco, soprattutto quelli di Galimi che dice mia colpa.
Mia colpa Taure Nova si proietta verso il ballottaggio Biasi Scionti, c'è grande attesa per questo ballottaggio tra due ex primi cittadini. Il leghista esalta il partito, l'avversario si gode del risultato straordinario con due liste. Vedete qui Daniele Prestileo ha ottenuto 1900 voti, il 22,96%, e poi Roy Biasi, vedete che sfiderà Fabio Scionti. Qui c'è il dato definitivo per quanto riguarda i voti: 3561 per Roy Biasi, affermazioni importante nel primo turno, e 2139 per Fabio Scionti, l'ex primo cittadino. E intanto Palmi, nuovo ospedale, altro vertice a Catanzaro, iniziata la rimozione dei reperti archeologici, durerà due mesi. Filippo Speranza, sempre per quanto riguarda invece il voto di Taurianova, Nova, si è fermata a 741 voti. Dicevamo, elezioni amministrative, scelti per serietà ed esperienza. Alessandro De Marzo commenta la vittoria ad Anoia, il sindaco uscente, un paese maturo, lo sfidante Sciotto garantisce impegno in consiglio. Vedete Alessandro De Marzo dopo la proclamazione, poi Geffone con il ritorno di Antonio Albanese, Maropati con la vittoria di Rocco Giorgio Ciurleo, e a Molocchio la vittoria invece di Caruso. Dicevamo elezioni amministrative, adesso i commenti del dopovoto. A Maropati Silvestro analizza la sconfitta, tutto contro di me, ma non è stata bocciata l'amministrazione, vedete qui Fiorenzo Silvestro. Invece a Giffone, Alvaro per adesso non considera il ricorso, Albanese già operativo negli uffici comunali, per lui si tratta di un ritorno, lo dicevamo, dopo 10 anni. Le reazioni post elezioni a Giffone. Continuiamo, ci occupiamo ancora di Quotidiano del Sud, adesso vedete le dichiarazioni a Cinque Frondi. Galimi, che è il segretario del PD e coordinatore del Partito Democratico della Piana, fa mea culpa per la pesante sconfitta a Cinque Frondi. La batosta è responsabilità mia. Mentre Rinascita gongola, lo sconfitto Corica assicura. Ripartiremo dai giovani. Vedete il sindaco Michele Conia portato in trionfo dentro i locali del comune. Una affermazione pubblicitaria per Michele Conia, con oltre 2000 voti in più rispetto all'avversario Sergio Corica. E poi vedete qui il dato infatti definitivo: Sergio Corica si è fermato a 1042 voti, Michele Conia 3069, poi Polistena con la vittoria schiacciante anche di Marco Policaro, e con Michele Tripodi, sindaco uscente, che è stato il più votato, 1723 preferenze personali. Ci fermiamo qui, vedete, con le dichiarazioni del dopovoto anche a Polistena. È iniziata l'era di Policaro, l'ex vice sindaco eletto primo cittadino a Polistena. De Pasquale invece lo sconfitto, saremo punto di riferimento. Queste le dichiarazioni da parte della lista sconfitta a Polistena, presto convocato il primo consiglio comunale. Poi si parla di scuola nella pagina di Vibo, tra timori e voglia di ricominciare. Vedremo come sarà questo primo giorno di scuola, non per tutti, diciamo, lo ribadiamo, gli istituti calabresi, perché ci sono anche comuni che hanno rinviato l'apertura dell'anno scolastico a lunedì mattina. Parliamo di sport, tifosi allo stadio, nuovo protocollo per Roma-Juventus, si profila la possibilità di far entrare 25.000 spettatori. Ricordiamo che domenica sera c'è la partitissima Roma-Juventus, con la Juve che vuole proseguire il trend positivo iniziato già nella prima giornata contro la Samp. Catanzaro esordio col sorriso, ha giocato bene il nuovo Catanzaro di mister Calabro, ha battuto la Virtus Francavilla nella prima di Coppa Italia. Casole e Carlini su un rigore ribalta nel gol di Franco. Ora il Chievo per le Aquile, l'allenatore Calabro, grande prestazione, dice, infatti ha giocato bene il Catanzaro, che inizia bene questa nuova stagione già in Coppa Italia, in attesa poi del campionato. Per quanto riguarda le altre notizie, il San Luca si rinforza, arrivano Giaimo e Pellegrino, il portiere Pellegrino ex Locri si accasa a San Luca. Ci fermiamo qui, si chiude la prima parte della nostra rassegna stampa con il Quotidiano del Sud, e adesso è il momento di occuparci di Gazzetta per proseguire la nostra diretta dell'edicola digitale di oggi. Tante le news all'interno, riapriamo il giornale per l'edizione datata 24 di settembre e andiamo subito all'interno e facciamo il punto della situazione sulla politica nazionale e il coronavirus. Zingaretti chiede un colpo d'ala, ma i 5 Stelle agitano il governo. L'appello del leader Dem: basta
picconi, bisogna ricostruire l'Italia. Le fibrillazioni interne al movimento frenano il rilancio dell'agenda. Senato, l'asticella della fiducia sul decreto Covid si ferma a 143 voti. E ancora, Parlamento, preferisco la democrazia diretta. Grillo attacca il ruolo delle Camere. Oggi l'assemblea dei gruppi pentastellati si preannuncia comunque infuocata. Adesso parliamo di coronavirus. Salgono purtroppo ancora i contagi. Vedete il primo piano e la pagina dove si fa il punto sulla pandemia. Oltre 103.000 tamponi in 24 ore, mai così tanti dall'inizio dell'emergenza. Gli incrementi maggiori sono in Campania, 248, Lombardia 196 e Lazio 195. Vedete i casi accertati in Italia che confermano che il virus non si sta arrestando. E intanto tornano in classe 2 milioni di studenti, ma scioperano i sindacati di base. In alcune città posticipato ancora l'inizio dell'anno scolastico. Manfredi, pronto il DDL per le lauree subito abilitanti. Vedete qui scuola, oggi è previsto il ritorno in classe in altre 5 regioni, tra cui Calabria. In Europa 5 milioni di casi, la Germania teme una fase seria in questo autunno, inizio autunno. Intanto la regione di Madrid invoca l'esercito per gestire le zone rosse. Da lunedì invece a Marsiglia chiusura totale di bar e ristoranti, ricomincia una sorta di lockdown. Adesso andiamo ad occuparci delle altre notizie, quelle dello sport, che anticipano poi i temi delle pagine regionali calabresi per proseguire la nostra rassegna stampa di oggi in diretta. Milan all'assalto, vedete, per quanto riguarda Huarte che è positivo, e poi la Juve ritrova Dybala, Storari torna a Torino. L'ex portiere giallorosso ricoprerà un incarico nel settore giovanile. E intanto, per quanto riguarda il mercato, vedete, ci sono grandi movimenti. L'Inter pensa al Viola Milenkovic. E ancora, per quanto riguarda le squadre calabresi, Crotone Molina riscopre l'emozione del debutto. Ricordiamo che il Crotone ospiterà il Milan. C'è grande attesa a Crotone per questa seconda giornata di campionato. Lasciamo lo sport. Ci occupiamo adesso di quelle che sono le notizie regionali. Abbiamo detto dell'ottima prova del Catanzaro in Coppa Italia, 2-1 vittoria per mister Calabro, la sua prima nella panchina giallorossa. Coronavirus, l'epidemia si diffonde, altri 19 positivi, succede dunque in Calabria. Stefanaconi in queste ultime ore è dichiarata zona rossa per 5 giorni, ci sono nuovi casi a Montaltofugo, Polistena, Cosenza e Fuscaldo, bloccati i ricoveri nell'ospedale di Polistena a causa del contagio, sanificati alcuni reparti dell'ospedale Santa Maria degli Ungheresi. Stretta vigilanza, l'esercito presidia intanto anche il centro di accoglienza di Amantea, dove diversi immigrati sono positivi al Covid-19. Preferenza di genere, il destino della regione legato al verdetto del TAR, decisione rinviata al 4 novembre. Dichiarato inammissibile il ricorso dei 5 Stelle sulla legge elettorale. Giudici amministrativi hanno sollevato l'eccezione della mancata notifica del ricorso ai consiglieri regionali. Vedete qui Palazzo Campanella, l'aula del Consiglio regionale calabrese. Calabria, stamane riaprono le scuole, lo dicevamo prima, ma in molti centri avvio posticipato. Tra le incognite il ritorno in aula degli studenti. Circolare intanto dell'ufficio scolastico regionale a sindaci e dirigenti. Rispettiamo l'autonomia, ma vanno garantiti 200 giorni di lezioni. Il calendario scolastico andrà riadattato al recupero dei giorni di lezioni non svolti, lo dice Maria Rita Calvosa. E intanto, per quanto riguarda ancora le pagine regionali, ci spostiamo a pagina 19. A Catanzaro non cambierà il giudice, respinte tutte le ricusazioni. Nuova udienza per i 452 indagati di Scott, rinascita, regione, ASP e comuni saranno parti civili. Il PM della DDA hanno depositato, i PM della DDA hanno depositato un'informativa della finanza sui nuovi pentiti.
Favori nel carcere di Reggio, scarcerata la direttrice Longo, e la notizia che oggi domina e fa eco in tutte le testate calabresi anche sul web. Sotto accusa, vedete, l'ex direttrice delle carceri di Reggio Calabria era finita agli arresti domiciliari, ricordiamo, il 25 agosto scorso. L'accusa: concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, avrebbe agevolato detenute eccellenti e capi clan violando le norme penitenziarie. Il boss Crea, condannato a 23 anni, ancora la giudiziaria nel primo piano, estorsione all'imprenditore De Masi nella piana di Gioia Tauro. La vittima ormai da anni vive sotto scorta e si è costituita parte civile. Vedete qui Domenico Crea, scovato nel 2019 nel Vibonese in manette. Le ultime news ci portano subito nella pagina di Reggio, il dopo voto, ma anche le notizie che riguardano l'ospedale. L'ospedale ha tagliato le liste d'attesa in 3 mesi, da 60 a 7.000 visite arretrate. I risultati concreti dal piano straordinario post lockdown, ridotta una delle criticità più evidenti. Vedete qui Antonino Verducci e qui vedete l'ospedale di Reggio Calabria. La commissaria Fantozzi: abbiamo dato una doverosa risposta sociale e di civiltà, dice. L'impegno del direttore medico di presidio Verducci: azzeramento in tempi rapidissimi. La riorganizzazione dell'operatività ha rappresentato il punto chiave del programma. Vedete, scattate anche le procedure previste dai protocolli invece in quel di Polistena. Cautela, ma nessuna chiusura a Polistena dopo la paziente positiva al coronavirus di ieri. Le pagine di Reggio, subito adesso i temi che riguardano la Tirrenica per quanto riguarda le ultime news di oggi di Gazzetta. Villa si interroga sul piano spiaggia, i consiglieri di minoranza chiedono lumi anche nell'ottica del diportismo, l'erosione costiera minaccia in maniera incessante l'area nord della città. Rosarno, Metramo, un piano per le risorse idriche, la svolta del consorzio di bonifica, la riconversione per un uso più razionale dell'impianto B. Vedete l'opera, la diga sul Metramo, gestita dal consorzio di bonifica Tirreno Regino. Più di 1 milione per la copertura della discarica Extec Veolia, Gioia Tauro, la bomba ecologica in località Marrella, il progetto esecutivo approvato dalla Regione Calabria. Poi una notizia in breve, arriva da Lauriana di Borrello: la chiesa di Sant'Antonio restituita alla parrocchia dopo i lavori di consolidamento. Villa San Giovanni pronto a partire il servizio scuolabus con il distanziamento sociale. A Palmi il punto sui lavori per l'ospedale, al via la rimozione degli ordigni bellici nel terreno. Il sindaco Ranucci afferma: auspichiamo la chiusura entro 4 mesi della conferenza dei servizi. Vedete tavolo tecnico in questo fotino, la riunione ieri alla cittadella regionale di Catanzaro. Proseguiamo ancora con Gazzetta, questa volta la Ionica. Il vescovo lascia l'ospedale, questa è la buona notizia, pensando a sindaci e studenti che oggi iniziano l'anno scolastico. Monsignor Oliva, appena dimesso, si rivolge alla comunità di Locri Gerace. Preghiere dopo le elezioni in vista del rientro a scuola. Vedete? Pronto a tornare. Monsignor Francesco Oliva, sottoposto a un intervento chirurgico a Milano, ampiamente riuscito. Le condizioni del vescovo sono buone ed è pronto a ritornare nella sede della diocesi e soprattutto nelle parrocchie locridee. Le giornate europee stilo mette in vetrina il patrimonio artistico, lo scrive Ugo Franco in questo ampio servizio con tanto di foto. Vedete i commissari a stilo Maurizio Ianieri insieme a Roberto Micucci. A fianco, ennesimo sbarco a Monasterace, sono gli sbarchi della Speranza che proseguono, sottoposti a tampone 70 migranti sbarcati in queste ultime ore. Con una barca a vela hanno raggiunto indisturbati la costa a Punta Stilo. Vedete, subito sotto sequestro i finanzieri hanno disincagliato il natante. Fragomeni in tour per ascoltare la gente, Siderno incontro con i commercianti, con le associazioni dei rioni è emersa l'esigenza di coinvolgere le periferie. Vedete il tour elettorale che prosegue della candidata a sindaco Maria Teresa Fragomeni del PD a Siderno. Le scuole riaprono in sicurezza gioiosa, il sindaco fa il punto della situazione. Nelle ultime settimane sono stati eseguiti interventi nei vari plessi. Soltanto per la Gramsci necessario un rinvio al 5 ottobre, lo ribadisce il sindaco della città di Gioiosa Fuda, che appare in questo fotino. Lasciamo le pagine che riguardavano la Ionica, non ci sono altre news importanti. Gazzetta del Sud oggi si sofferma ancora sulle amministrative.
positive, volti e conferme anche per quanto riguarda il nuovo consiglio comunale di Reggio Calabria, e poi naturalmente ci sono tutte le notizie che riguardano anche il dopo voto nel nostro comprensorio, in uno speciale amministrative che viene riportato oggi all'interno di Gazzetta del Sud. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa ritornerà puntualmente domani. Vi ricordiamo la notizia di una nuova operazione all'alba di questa mattina della polizia, già presente sul nostro portale e che sarà approfondita nel nostro TG News alle ore 13.30, la nostra prima edizione. Grazie perché ci avete preferito sul canale 85 in diretta streaming per tutto il mondo. A tutti voi una serena e felice giornata, arrivederci. Synergy Cittanova, crollano i prezzi. Lavatrice Comfy, partenza ritardata. Ecopulizia del cestello, lavaggio rapido, esclusione centrifuga a soli 179,99 €. Frigorifero Beko ventilato con guarnizione antibatterica a soli 299,99 €. TV Majestic 32 pollici a soli 119,99 €. Da Synergy Cittanova, crollano i prezzi. Synergy Cittanova, vicino alla Villa Comunale. Just doing what we're told. Sfioriamo i tuoi capelli, li dipingiamo del colore dei tuoi sogni, ma non siamo solo mani, siamo anche cuore. Dal 28 giugno omaggiamo gli operatori sociosanitari di un momento di autentico relax. Scopri di più su compagniadellabellezza.com. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Espacito.